È uscito questo video e Clint Eastwood potrà soltanto succhiarci il cazzo. Rizzo, yeah, hai presente roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa? Yeah, che cosa posso dirti? Sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction? Reagisci a questo. Benvenuti ragazzi in questa nuova reaction. Abbiamo già fatto la reaction del pezzo, quindi il pezzo lo conosciamo già. Mi è piaciuto parecchio. Si è trattato questa tematica della droga, del cartello, di Narcos, eccetera, con questo mood un po' western. E poi c'è stato il ritornello di Rose che ha veramente spaccato. Si è amalgamato bene con la voce rock invece di Salmo. Mi è piaciuto molto questo contrasto. È uscito il video, guardiamo il video, vediamo un po' che cosa hanno combinato. Perché sono abbastanza casato? Perché solitamente i video di Salmo sono dei film. Sono incredibili, secondo me, i migliori video sulla scena. A livello proprio visivo, Salmo è il top. Salmo Don Feat. Rose Villain. Allora, Youth Production starring Salmo. Perché comunque lui ha anche esperienza a livello di video. Perché mi sembra che lui abbia curato anche la direzione artistica dell'ultimo video di Guè Marra. Ah no, bellissimo. Dove sono andato a fare questo video? È in Italia, a sto posto, non si sa. Sheriff's Office. Bellissimo, quindi appunto c'è la sparatoria, dimmi che c'è la sparatoria, ti prego. Ok, c'è un tizio che ci guarda in modo bruttissimo, scusa, non ho fatto nulla di male. Guardalo là. Ovviamente non gli piace stare seduto dentro i carri. Grande Salmo. Ho i baffi come Pablo, eh beh. Non è vero però. Chicago. Da, bellissimo. È anche un po' steampunk, ma quello là che tira i soldi. E che invece è in cella? È in cella il ragazzo. Che cosa sta succedendo in sto video? Bellissimo, no! Cioè, hanno ricreato un I Love with the Coco, però a livello western. Cosa? Chiaro, non vedevo più una scarpa così dal 1985. L'anno in cui non ero nato, tra l'altro. Ora c'è di nuovo lei. Questo video mi ricorda, soprattutto anche lei vestita un po' così, il video di Lisa Sterling, quella lì che suona il violino. Che ne ha fatto uno simile, tipo western anche lei. Però lei è molto più steampunk. Questo qui invece è proprio western pure e crudo. Ah, perché la taglia sulla testa? Ci sta, ci sta. Oh, ma quindi nell'antico western avevano già Snapchat? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Questo ho scoperto, dalle mie parti sparano sui cartelli, perché in Sardegna è successa sta roba. Cioè lui ha pubblicato anche la foto su Instagram e c'erano i cartelli sparati. Io sono Dio, ci sono sempre questi riferimenti alla religione. La cover di Salmo è bellissima, ma esiste? Non lo sapevo. La devo recuperare, per forza. Tu li fai film, Salmo? Wow, che sguardo intenso. C'è la sparatoria. Ai ai ai, attimi di tensione. Si può palpare, si può tagliare col coltello questa tensione incredibile. Salmo. No! Vabbè, però è geniale. Soprattutto anche l'effetto pellicola bruciata. Tra l'altro lei, insomma, una bella ragazza, eh. Ehi. Minchia, belli. E boh, e finisce così. Ma porca miseria. Allora, quello che ci aspettavamo da questo video l'abbiamo ottenuto, ossia un film incredibile. Abbiamo questa storia dall'inizio alla fine. Salmo interpreta diverse parti, sia quello lì sulla carrozza, sia lo sceriffo, sia il prigioniero in cella, sia quello condannato a morte. Ora ditemi secondo voi se la storia è unica e se quindi ha avuto un percorso che l'ha portato da essere praticamente magari un bandito, forse non uno sceriffo, ma un bandito che poi è stato impiccato alla fine, anche se però comunque c'è la sparatoria alla vera 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 fine. Quindi, boh, non so se c'è una storia, però comunque ha interpretato questi diversi ruoli. Fantastico, bellissima l'ambientazione. Cioè, adesso io devo per forza scoprire dove hanno fatto questo video. In Hollywood. Ah, ecco, era un set, quindi era un set cinematografico che avranno affittato, immagino, per fare questo video. È uscito fighissimo, cioè, è un film. È un film, ma ce l'aspettavamo da Salmo. Vabbè, la canzone ne abbiamo già parlato della canzone. Vi lascio comunque il link in descrizione della reaction del pezzo. Il video è cortometraggio praticamente. Pazzesco, pazzesco, ma neanche tanto, perché in realtà ce l'aspettavamo da Salmo una roba di questo tipo. Cioè, secondo me, lui potrebbe benissimo dirigere un film.
a parer mio, perché di esperienza nel campo ce l'ha. Fatemi sapere la vostra su questo video, se vi è piaciuto, perché, se non vi è piaciuto, perché. E vi ricordo che sotto in descrizione c'è il link Amazon per preordinare la nuova versione di Elvis Back, la Platinum Edition, dove appunto sarà presente anche Don Medellin. Bella a tutti ragazzi, ci si vede in un altro video.